Eccoci qua, pronti per il primo esercizio che devo confessare, è inventato Fede. Lo utilizziamo anche come sorta di riscaldamento, dai. Soliti 30 secondi, allora si parte, posizione in piedi, andiamo in ginocchio, prima con una gamba e poi con un'altra, torniamo in piedi e facciamo un salto. Ho spiegato bene? Sì, sì. Ok, ricordiamoci sempre un cronometro a portata di mano, orientativamente 30 secondi. Ok, Fede, sei pronto? Lo faccio anch'io. 3, 2, 1, via. Prima una gamba, poi un'altra, si sale con la stessa e si salta. Alterniamo la gamba che va giù per prima, sempre in salto. Oh, sinistro. Fede, faticoso. Sì. Destro. Siamo quasi a metà, anzi più della metà. Hop. Oh, non pensavo che era così. Ultimo, vai. Chi salta più in alto vince. Ok, a posto. Pronti per l'esercizio numero 2. Un esercizio combinato, lo facciamo io e Fede insieme. Faremo delle flessioni e dopo ogni flessione, uno di fronte all'altro, ci daremo un bel 5. Vi facciamo vedere come si fa. Tanto è arrivata anche Stella, che voleva vedere un po' l'esercizio. Facciamolo vedere innanzitutto Fede, poi spieghiamo come farlo. Allora, ci si mette uno di fronte all'altro, lasciamo 30 cm più o meno di spazio, si fa una flessione e poi stesso braccio ci si dà un 5, ok? Ok. Allora, è chiaro, questo non possiamo farlo a secondi perché farò 30 secondi moriamo, muoio anch'io, si fa ripetizione. Io e Fede abbiamo pensato di provare a farne 8, se poi non ci riusciamo ne faremo 6, quindi ognuno è libero di fare quello che vuole. Si possono fare anche delle flessioni senza dare il 5, è un ulteriore step darsi il 5. Proviamo con 8 Fede, se non ci riusciamo ci fermiamo prima, ok? Ok. 3, 2, 1, vai. 1, 2, 3, 4, 5, dai che ce la facciamo, 6, ultimo 2, 7, 8, yes! Prossimo esercizio ragazzi, lavoriamo per le gambe. Combiniamo uno squat a un affondo. Partiamo da una posizione seduta sul divano, ok? Lo faccio vedere prima io, Fede. Ci si alza, possibilmente tenendo le mani sui fianchi. Ci alziamo, andiamo in affondo, torniamo indietro, ci sediamo, ci rialziamo e facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Una cosa importante, quando facciamo l'affondo, cerchiamo il più possibile di non mandare il ginocchio oltre la punta dei piedi, se no rischiamo di avere male al ginocchio. Chiaro. È chiaro? Questo si va fatto con calma, l'obiettivo è farlo solito 30 secondi, quindi il cronometro qui ci vuole. Con calma, se riusciamo a tenere le mani sui fianchi bene, bene, ok? Alterniamo il destro col sinistro. Okay. Partiamo col destro, ci sei? Sì. 3, 2, 1, via. Ok, destra avanti, dietro seduto, in piedi. Ricordi sempre il ginocchio di non metterlo troppo avanti, sennò poi ci viene male. Vai, alterniamo sempre, destro e sinistro, vai un po', fallo un po' più lungo, brava, ok? Guarda anche avanti, eh? Oh. Guarda avanti Fede quando lo fai, ok? Anche gli ultimi due, uno, dai che ce la facciamo, ultimo, due, ok, tosto anche questo. Sì. Ragazzi, turno degli addominali. Lavoreremo con un esercizio combinato che abbiamo inventato. Allora, ci serve una pallina da tennis. Se non avete una pallina da tennis, va bene un palloncino, una qualunque palla. Perché? L'esercizio prevede che Fede lavori per la parte inferiore dell'addome, sdraiati, fermi in posizione di partenza, un po' più indietro, sennò distruggiamo il mobile. Lui partirà con la palla in mezzo alle gambe, dovrà, con un movimento di crunch inverso, si chiama, portare la palla dietro, dove troverà le mie braccia, io ho fatto un crunch normale, e farò e tornerò indietro con la palla. Poi io rifarò un crunch normale, gli posiziono la palla e così via, e andiamo avanti. Ok? Lo facciamo. Ragazzi, la palla può cadere, non succede niente, si raccoglie e si riparte, come è capitato anche a noi. Dai che partiamo. Non lo facciamo a secondi, lo facciamo a ripetizione. Noi proviamo a farne 10, partite con la palla lì e vediamo quello che succede. Ok? 3, 2, 1, via! 1! 2, braccia lungo i fianchi, bene, 3, vai, 4, che ti cade? Dai, dai che lo raccolgo io, vai, 4 siamo arrivati, su, 5,
Allora, 6. Dammi sta pallina. 7. Anche braccia non difende. Dai, ce la facciamo. 8. Ultimi due, dai. 9. Ultimo. 10. Bravo. Ok. Torniamo a lavorare sulle gambe. Allora, si tratta di fare un salto sul divano, ok? E poi alternativamente scendiamo, prima con una gamba, poi con un'altra. Ve lo faccio vedere io, poi l'esercizio questa volta lo fa solo lui. Ok, quindi si salta, si scende prima con la gamba destra, si risalta, poi si scende con la gamba sinistra e si va avanti. Obiettivo questa volta, 30 secondi. Se sei morto prima, alzi la mano. Promettiti di qua, che viene meglio. Cronometro sto giro lo uso io. 3, 2, 1, vai! 1, ricordi prima sinistra, poi destra. Adesso destro. Ok. Affonda bene quando vai giù, ammortizza bene quando vai, quando atterri, Però, ok. Anche col... Dati una spinta con le braccia. Ok. Vai che sei a metà, scendi col destro. Ok. Se riesci anche a ammortizzare quando... Pum! Ammortizzi un po' quando cadi. Ok. Due cadute sempre, Vai. Vai, vai, rifare, vai, due gambe. Ok, vai, l'ultimo. Oh. Ok, perfetto, buono. Ultimo esercizio per gli addominali. Abbiamo bisogno di una pallina. Faremo un plank laterale. Vai, Fede, facciamo vedere come si fa. Mettiti così, guarda, guarda dall'altra parte, quindi sul destro. Allora, l'obiettivo è, tieni questa pallina. Allora, parti con la pallina in mano, braccio alto. La pallina, vai, fa vedere il movimento, passerà qui. Io prenderò la pallina, torna su col braccio, lui si riprende la pallina e torna indietro. E così basta, riposati, se non ce la fai farlo dopo. Anche questo esercizio qua. Allora, bisogna farlo in tenuta, quindi col gomito, ok? Tutto allineato il corpo, si parte con la pallina in mano, si cerca di andare sotto con il braccio, ecco, grazie Fede, tornerai su qui, prenderai la pallina, ritroverai qua sotto e la ritroverai qua sopra, ok? L'obiettivo... Come al solito lo decidete voi, qui lo facciamo a ripetizione. Noi proviamo a farne 5? 5 per volta, ok. Ci proviamo. Vai, mettiti in posizione, mettiti un po' più in qua, Fede. Un po' più in qua. Guardando sempre lì, no? Guarda, mettiti dritto così, no, di qua. Allora, metti il gomito qui e stai così, dritto, ok. Il gomito sempre sotto la spalla, Proviamo. Parti con la pallina in mano, vai. Uno, su. 2, ok, sempre allineato, bravissimo, 3, 4, ce la fai l'ultimo? Sì, 4, ok, 4 va bene lo stesso, girati, metti la testa di qua, Fede, testa di qua, ok, vai col gomito sinistro, sempre allineato, se ce la fai così, vai, parti col destro, 1, sul braccio, bravissimo, 2, facciamo le 4, 3, 5, 4 vuol dire che da sta parte sei meglio dell'altra, 4, ultima, 5, bravo, ok. Pronti per il penultimo esercizio, esercizio numero 7. Combineremo un esercizio per le braccia, per i tricipiti, e uno per le gambe saltando. Allora, si parte, tu fai parte da lì? Sì. Allora, come al solito, per i tricipiti possiamo o stare con le gambe piegate, o chi ha voglia le gambe stese, si fa una flessione per i tricipiti, si torna in piedi e si fa un salto, ok? Ok. Si torna in posizione, quindi sempre gambe piegate o dritte, come volete. Mm-hmm. Flessione per i tricipiti e si salta, ok? Il tutto per i soliti 30 secondi, variabili come sempre a seconda delle vostre volontà. E scegli di farlo dritto, ok? 3, 2, 1, via! 1, due, anche se a metà, giù bene, la flessione si fa fino in cima, quindi le braccia poi si distendono tutte, quando sono distese si può pensare ad alzarsi e saltare, 5 secondi Fede, dai l'ultimo, forza, grande, ok, ragazzi, ultimo esercizio, abbiamo pensato di farlo un po' più strong. Allora, combiniamo sempre un esercizio di skip a un richiamo vocale che io potrò fare con un fischio o con un battito di mani o con un urlo. Si fa una flessione e poi si torna a fare skip. Ok. Ok? È un po' tosto,
Proviamo a farlo 30 secondi e poi vediamo cosa succede. L'ultimo, quindi mi raccomando. 3, 2, 1, via! Giù fino in fondo, via che si ritorna a schippare. Aspetta. Sulle gambe, sulle gambe. Dai, 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 dai. Dai, altri 5 secondi, poi abbiamo finito. Stai giù adesso. Ok, ragazzi. Abbiamo fatto, adesso andiamo a fare la doccia che siamo cotti. Speriamo vi siate divertiti, fatemi riprendere fiato. Grazie a tutti, è stato bello, vero Fede? Sì. E a presto, ciao ciao!